È stato Yassin Rakik dell'Atletica Casone Noceto a vincere la 18ª edizione del campionato italiano di mezza maratona, la manifestazione organizzata da Roberto Funicello della SD Libertas Agropoli con il patrocinio dei comuni di Agropoli e Capaccio Pestum della provincia di Salerno e della regione Campania. Per le donne invece a salire sul gradino più alto del podio Sara Abbrogiato dell'Aeronautica Militare. Una giornata tipicamente estiva, accolto gli oltre 1000 atleti partecipanti intervenuti da ogni parte d'Italia per partecipare alla gara che si svolge su un percorso di 21,97 km, omologato e certificato dalla FIDAL, estremamente suggestivo tra le bellezze di Agropoli e il fascino dell'area archeologica di Pestum. È andata benissimo, la partecipazione dei professionisti è stata totale, sono venuti da tutta Italia ed è stato distrutto il record del percorso che era stato fatto da un keniano 2 anni fa nell'edizione 2015, 1:03:19. Il primo ha corso in 1:02:20 e non solo il primo, anche il secondo è sceso sotto 1:03, quindi è un parterre di atleti di primo livello. D'altra parte campionato italiano. La mezza di Agropoli da 18 anni si fa nella primavera, quest'anno è stata fatta il 25 di marzo con più di 2000 iscritti. Adesso in occasione del campionato italiano sono venuti da tutta Italia tutti i professionisti, un po' di amatori e siamo arrivati sotto i 1000 iscritti, sotto i 1000 partecipanti. Quanto riguarda la tappa invece che si terrà in primavera, è sempre prevista? Allora la prossima edizione, la 19ª, sarà già in calendario il 25 marzo 2018. È stata una giornata bellissima, non solo per l'evento che questa volta anche da un punto di vista tecnico, mi spiegavano, è di grande livello, perché abbiamo qui oggi campioni italiani, atleti che partecipano con la maglia azzurra ai campionati italiani, europei, ai mondiali, alle olimpiadi, quindi anche da un punto di vista tecnico sono grandissimi campioni, questo ci inorgoglisce, ma ci inorgoglisce soprattutto i complimenti che abbiamo ricevuto dal presidente nazionale, il quale dice che Agropoli ha raggiunto un livello ormai in questo campo assolutamente invidiabile, e rientra oggi ormai nel panorama nazionale, non solo regionale ma nel panorama nazionale. Questo ci, ripeto, riempie d'orgoglio, perché pensiamo di essere sulla strada giusta, perché oggi diciamo Agropoli, si conosce Agropoli in tutta Italia e società che vengono da tutta Italia hanno conosciuto la nostra città e sono rimasti impressionati positivamente. Sono piacevolmente sorpreso, sono sorpreso della bellezza del percorso, avevano parlato, però un conto è sentirne parlare, un conto è viverlo. Ho fatto tutto quanto non a piedi, in macchina precedendo gli atleti, ma è veramente molto bello, molto interessante. L'organizzazione è ineccepibile, strade sempre libere, tutto veramente molto molto bello e un bel livello tecnico. Devo dire francamente, lo dicevo prima al sindaco, raramente una manifestazione come questa poi ha atleti che vincono di così buon valore. Stata veramente una bella edizione, sia a livello maschile che a livello femminile, estremamente interessante, combattuta fino in fondo. Quindi complimenti a voi di Agropoli comunque sia per l'organizzazione di questa bella manifestazione. Ecco, le vorrei chiedere anche che cosa ne pensa del connubio bellezze paesaggistiche e sport, quindi in questo caso l'atletica. Lo sa che ovviamente ha preso parte anche lei alla corsa, quindi ha visto che i corridori, gli atleti insomma fanno un percorso e godono anche delle bellezze naturalistiche. Ma è perfetto, perché l'atletica è bellezza, lo sport per eccellenza, e quindi si inserisce al meglio in un contesto come questo, cioè nella realtà consente di valorizzare le bellezze di un territorio, non c'è null'altro come la corsa che consente di poter far questo, quindi assolutamente sì. Qui avete anche un altro connubio molto particolare e che mi piace sottolineare in questa occasione, è l'accordo fra chi organizza in pista e chi organizza su strada. Ecco, siete un esempio virtuoso di come dovrebbe essere dovunque e dove purtroppo invece è da poche parti, cioè la capacità di mettere insieme le forze, le energie e di considerare sullo stesso piano l'attività che viene fatta in pista e quella che viene fatta su strada. Siamo qui con il campione italiano Rakik, cosa pensi della gara, come ti è sembrata? La gara è andata molto bene, sono contento per aver vinto. Non era una gara facile, anche perché il percorso è molto impegnativo. Ho dimostrato di star bene, in ottime condizioni, soprattutto in questo periodo qua. E niente, sono contento per questa vittoria. E sono contento anche per aver regalato
la vittoria alla mia società e di aver dato il massimo come sempre. Oggi mi servirà come test per fare la prossima maratona e penso che sto bene, sono in buone condizioni. Sara, un grande risultato, cosa pensi della gara? Sicuramente adesso devo ancora realizzare il risultato, sono felicissima, è il mio primo titolo italiano assoluto e quindi sono contentissima. Poi oltretutto ho fatto anche il mio personale, doppia gioia. Conti di ripetere lo stesso tempo, di migliorarti per le prossime gare? Quali sono le tue aspettative? Si cerca sempre di migliorarsi, quindi si mette tanti piccoli tasselli, spero la prossima volta di fare ancora meglio, però oggi mi godo il risultato, soprattutto la posizione. Cosa ne pensi del percorso? Correre nei tempi di Pessum è stato suggestivo, come ti è sembrato? È stato bellissimo perché il percorso bello, il paesaggio stupendo, non me lo sono goduto tantissimo, me lo godrò di più adesso, però molto bello, impegnativo anche se... poteva sembrare veloce, però io l'ho trovato abbastanza impegnativo, forse questo ha ingannato un po' perché la corsa è diventata molto sul ritmo, quindi però bello sicuramente.